La pallamano ha origini in Germania, alla fine dell'Ottocento, quando iniziano a delinearsi le prime regole che volevano unificare quelle di vari giochi del tempo. Lo sport prende poi il nome di handball nel 1925 con Karl Schönlens. Viene inserita per la prima volta nei Giochi Olimpici a Berlino nel 1936. Il campo di gioco è un rettangolo di 40 x 20 metri, con una porta su ogni linea di fondo campo. E le due squadre sono composte da 12 giocatori ciascuna, di cui 7 in campo e 5 riserve. Lo scopo del gioco è quello di fare punto nella porta avversaria, segnando il maggior numero di reti possibile. La palla può essere lanciata, spinta, afferrata o arrestata con l'aiuto di mani, braccia, testa, tronco, cosce e ginocchia. Un giocatore non può trattenere la palla per più di 3 secondi e per avanzare può palleggiare ed effettuare 3 appoggi a terra con la palla in mano. Poi può o tirare o effettuare ancora un palleggio e altri 3 appoggi. La palla non può essere toccata 2 volte dallo stesso giocatore, senza che nel frattempo abbia toccato il suolo o un altro giocatore. Inoltre, il giocatore non può effettuare un passaggio al proprio portiere se quest'ultimo si trova nell'area di porta. Nell'area di porta può stare solo il portiere, ma un attaccante può entrare all'interno dell'area dei 6 metri in sospensione per tirare in rete. La cosa importante è che la palla lasci le mani prima dell'appoggio dei piedi a terra. In questo sport sono fondamentali sia la velocità che la resistenza.